arresto fatto dalla squadra mobile, precisamente dalla quarta sezione, che è la sezione antirapina, più precisamente contro reati contro il patrimonio e reati contro la pubblica amministrazione. Diciamo che questa attività di polizia giudiziaria si inserisce in una nuova attività della questura che diciamo, a fronte della recrudescenza dei reati che stanno avvenendo durante la notte, ovviamente non solo parliamo e facciamo riferimento ai furti, si è deciso di implementare pattuglie durante gli orari notturni, per l'appunto. Questa attività di polizia giudiziaria ha portato all'arresto di 4 soggetti, 3 pluripregiudicati, e tra questi abbiamo anche un sorvegliato speciale con obbligo di dimora e poi un soggetto incensurato. Per il più precedente sono Perdonò Domenico, classe 92, che è il soggetto che la questura aveva già sottoposto alla sorveglianza speciale di PS, Stallone Antonio, anche questo pregiudicato, pluripregiudicato con precedenti specifici, Tanzi Benedetto, anch'esso pluripregiudicato, e infine Castriotta Domenico, classe 91, che è il soggetto incensurato. Durante appunto questa attività di perlustrazione che la squadra mobile stava effettuando, sicuramente in chiave preventiva, ma inevitabilmente poi in ottica repressiva, una pattuglia in particolare aveva notato che nel tabacchi che è posizionato in via Matteotti era stato effettuato un taglio alla serranda. Per questo appunto si era, più che intervenire immediatamente con un sopralluogo di furto, tentato furto, perché ancora non si era compreso se era stato o meno la perpetrazione del reato, si è deciso di effettuare un appostamento. Effettivamente questa intuizione, questa brillante intuizione si è rivelata esatta. Infatti di lì a poco i 4 soggetti si sono introdotti all'interno del tabacchi e l'appostamento di 3 pattuglie della squadra mobile si è rivelato vincente, perché all'uscita dei 4 malviventi questi ultimi sono stati arrestati e ovviamente l'area furtiva completamente recuperata.